quanta gente lavorerà sul sito tra la preparazione e il semestre. Dalle nostre valutazioni stiamo parlando di 15-16 mila persone. Qual è la vostra posizione e quanti saranno, a vostro avviso, i lavoratori sul cantiere e in generale l'indotto che creerà Expo 2015? Beh, questa è la discussione delle discussioni che ha sempre alimentato da una parte la polemica su chi voleva o non voleva Expo. Al momento, guardi, il dato proprio dell'altro giorno ci dice che maggio del 2014 3.738 avviamenti rispetto al settembre 2012 che sono riferibili all'Expo, e siccome parliamo di avviamenti a noi interessano invece le singole teste, scusate il termine, sono 3.442 lavoratori, ma il dato molto interessante è che il numero totale delle imprese che ha prodotto questo avviamento è di 1.519 aziende. Come sono composte? Innanzitutto 4.000 per il cantiere e quindi per tutta la fase che va fino all'apertura dell'evento. Poi nel semestre Expo impiegherà direttamente circa 1 miliardo di persone, i dipendenti di Expo e tutti quelli che hanno contratti temporanei. Ma poi ci sono tutte le aziende che lavorano e lì appunto sappiamo decifrare le quantità. Nel sistema che sta intorno, chi fa le pulizie, chi fa la manutenzione, chi fa la vigilanza, perché lì sono fondamentalmente o gare che noi facciamo oppure sono relative all'occupazione dei nostri partner, e questo numero va intorno agli 8.000. E infine abbiamo fatto una valutazione proprio l'altro giorno, abbiamo avuto i commissari dei paesi qui a Milano, di quanti invece per i paesi lavoreranno nei 6 mesi nella gestione dell'evento, e reputiamo che siano prudenzialmente ma un 3.000. Quindi se si sommano i 4.000 prima, i 9.000 per la gestione del sito e quelle dei paesi, vengono fuori 15-16 mila persone. Se si intende la precarietà come le diverse forme di lavoro che si ripetono nel tempo a termine, è certo che c'è un fenomeno che ci preoccupa, ma più che la precarietà di questo genere ci preoccupa la fine di Expo. Cosa succederà dopo Expo? Noi abbiamo fatto delle proposte, non ci si venga a dire che l'unica soluzione sarà il campo di calcio, perché allora io credo che davvero di fronte al mondo noi faremo una bruttissima figura.